Esatto, non è una cosa. È così, non c'è niente da fare. E secondo me non si riuscirà mai a far capire alle persone, per esempio, non posteggiare in terza fila, in quarta fila, oppure sulle corsie dell'autobus, non c'è niente da Quindi di fare. base c'è una No, questa è oramai mentalità messinese, secondo me, messinese che è un po' quindi. indisciplinato con la Un po' guida, assai, sia da non un po'. automobilista ma magari anche da pedone. Sì, sicuramente, Questi questo, attraversamenti questo spesso sicuramente. selvaggi. Qua per esempio c'è il semaforo, ora non funziona, non si ferma nessuno. Se funzionava, passavano col rosso lo stesso. Oramai io è 10 anni che sono qua col cane che vengo, eh. Ma una volta dico, i camionisti si fermano al semaforo. Si fermano e se non c'è, il semaforo non funziona, si fermano anche per fare passare. Ma le altre persone, le macchine, tirano dritto Quindi nel sacco. cosa si potrebbe fare secondo lei per risolvere, appunto, per evitare questi incidenti che spesso si trasformano in Qua si tragedie? dovrebbe, secondo me, per esempio io faccio affidamento su questa corsia qua, dovrebbero fare i cordoli centrali e poi fare quei dossi che ci sono ogni tanto, ecco quelli, che qua la velocità va. Sicuramente anche un problema di alta velocità. Sì, questo sicuramente. E poi disciplina, il semaforo o mettere un vigile per esempio, io non ho mai visto un vigile qua, mai. Basterebbe mettere, che le dico? Un giorno sì, un due, no, un vigile, in modo che Maggiori uno sa, controlli, che uno quindi. sa, dice, guarda, ci potrebbe essere il vigile, quindi non ce ne sono, vigili, e manco se li chiami, arrivano chissà dopo Il problema secondo me è la prudenza, per prima cosa, perché se non si è prudenti, soprattutto in città dove ci sono i limiti di velocità, chiaramente non si può, ovviamente, come deterrenti, è ovvio che magari più controlli sulla strada, più controlli di autovelox ed eventualmente anche i pedoni, chiaramente dovrebbero rispettare quelle, perché molto spesso capita fuori dalle strisce, quindi magari uno non lo vede, è distratto, eccesso di velocità, sono tutte cose che purtroppo incidono e influiscono su questa problematica che lei mi sta ponendo. Lei la vede questa macchina che fa così? Sì. Lei la vede quell'angolo? Sì. Quella pietra là ha fatto 2 milioni di danni, quella pietra. Guarda come è tutta grattata. Perché la gente che fa? Parte, si guarda sulla sinistra, vede questa panchina e con l'occhio non se ne accorge che là c'è l'angolo. Quindi o mettere qualcosa, un segnale come quello che c'è qua, come questo con la freccia, messo là in modo che la gente vede. Perché tutti salgono su quella pietra. Quella pietra ha fatto 2 milioni di danno. Un giorno sì, un giorno io passo e vedo una macchina ferma con la ruota scoppia, rotta, danno di sotto e così via. Quindi Quindi tra questo. i correttivi da apportare, secondo lei, per Se. limitare comunque gli incidenti che spesso però si trasformano anche in tragedia, ecco, ricordiamo pure questo. Parliamo di quello o di questo? Tutti e Di due. entrambi i casi e anche di molti altri. Io secondo me sistemare quell'angolo o mettere un segnale, perché la gente che guarda questa panchina che gira così, guardando, poi Non quando si rende conto parte poi del marciapiede, rischia di escila. strappare. E qua E secondo me questo un per quanto corpo. riguarda magari, ecco, i danni alle auto, invece per quanto riguarda proprio gli incidenti che spesso si trasformano in tragedie, no? Magari ecco il pedone che viene centrato mentre attraversa la Sì, strada. perché non c'è più regola sulla specie con le moto e moto pattine, i Non c'è motopattini. disciplina, diciamo, alla Non c'è guida. disciplina. Lei vede che la gente sale sulla panchina e parte di qua, poi taglia e se ne va dall'altra parte. È così in tutti i posti. I monopattini possono girare dove si vuole. Siccome è un mezzo silenzioso, investire una persona che cammina sulla panchina non ci vuole tanto, perché io non lo sento, mi giro o mi sposto e quello mi butta a terra. Quindi magari bisognerebbe installare anche dei dissuasori, dei dossi, proprio per limitare la velocità. Più che divisore, quanto riguarda il monopattine, ci vuole una legge adatta perché questi vanno sulle panchine, purtroppo non ci sono le targhe che lo possono fare, lo fanno. Per quanto riguarda la velocità, quanto riguarda le moto che fanno questo gincane in mezzo alle macchine, secondo me bisogna vedere un pochino, diciamo, la soluzione con severe multe e Maggiori controlli, quindi. maggiori controlli e più disciplina di segnale.